Allora, quando... Ma è possibile che una persona va in televisione e dice che in Inghilterra sono morti 250 persone? Vergogna! Ma un minuto. Io sono convinto che in epoca più civile, cioè questa l'ha fatta qui a Roma, no? Allora, prima dell'unificazione nazionale italiana, diciamo nel 1855, se una persona avesse detto così, arrivava il Sant'Uffizio, arrivava il Sant'Uffizio, no, con tutti quelli vestiti di nero, con la cappa, capito? La pigliavano, prima la chiudevano e poi gli facevano fare la fine, e facevano fare alla pulsella di Orléans. Ascolta, no, io non lo chiedo, è la verità. La seconda cosa che vi voglio leggere, che è veramente interessante, gli effetti secondari sono, adesso qui è una cosa abbastanza lunga, però giusto per farvi capire di che si tratta quando si parla di falsi. Allora, da uno studio clinico randomizzato, in doppio cerchio... Random significa casuale, sì, però fa più figo dire randomizzato. Sono tempi di tecnici. Da uno studio clinico randomizzato in doppio cerchio, condotto su 8.604 adulti di età pari o superiore ai 50 anni, è emerso che la probabilità di sviluppare l'influenza era del 30%. No, allora, prima di tutto, la sperimentazione ha fatto solo 8.000 persone. Cazzo, sono 7 miliardi di italiani, di abitanti di questa terra. La Madonna, si sono sprecati. E poi la probabilità di contrarre, no? Di mutarla l'influenza, che è quella che conta di più, è del 30%. Allora, la probabilità di contrarre il vaiolo o il morbillo e sarà dello 0,1-0,2%. E tu mi fai immaginare tutta la... Tu sei un criminale, ti denunceranno, ti abbiamo già denunciato come criminale. Ma tanto che ti possiamo prendere, ti facciamo il processo pubblico, in piazza, testa di cazzo! No, ha detto che noi la medicina abbiamo denunciata 8 volte per il fatto dei vaccini, per 8 fattispecie di reato diverse ovviamente, e ci siamo portati avanti con un lavoro avendo fatto la prima denuncia il 16 gennaio del 2016, non appena ha incominciato a manifestare delle possibili escandescenze, perché più che proclamazione le fa escandescenze, insomma, abbiamo visto tante cose. Allora, non toccherebbe a me, però non vedo nessuno che si approvincua, quindi seguito. Allora, il motivo per cui siamo qui, l'avete bene capito tutti, è la manifestazione di questo nostro atteggiamento di opposizione netta nei confronti del potere. Il potere che è uno, non è il potere di togliervi la patria potestà e basta, e di proibire ai vostri figli di accedere alle scuole come garantito dalla Costituzione. Non è solo questo, il potere è tutto. Come ha detto l'amico Umberto Bianchi, Leo Galati, eccetera, cioè noi siamo tutti immersi in un brodo di cultura di schiavi. Noi siamo, diciamo, indirizzati nel prossimo futuro attraverso mille coazioni contemporanee o successive a dover diventare di nuovo schiavi come lo erano i nostri progenitori mille anni fa. Questo non ci sta ovviamente bene, perché è una cosa che tu nasci schiavo, sei abituato ad essere schiavo, come un negro nelle fattorie delle coltivazioni del cotone, era difficile che qualcuno si ribellasse. Quel qualcuno che si ribellava e tentava di fuggire erano cazzi suoi, e veniva sicuramente trattato piuttosto male se era ripreso. Noi siamo in questa condizione, non ci siamo ancora arrivati del tutto, ma la intenzionalità del potere è quello. Quindi il fatto che adesso noi siamo qui a reclamare verso la soppressione dei nostri diritti genitoriali e di tanti altri inerenti questa infame legge, decreto legge 73 del 2017, poi convertito in legge. Noi siamo qui quindi a gestire una lotta che si dovrà protrarre non solo avendo il risultato positivo dalla sentenza della Corte di Cassazione, se
finalmente decide di fare il dovere della difesa dei diritti del cittadino e non della grande Big Pharma o della grande multinazionale del tipo JP Morgan e compagnia bella. Noi quindi dobbiamo cercare di cominciare a pensare una lotta per decenni contro questi infami che ci stanno cercando di sovvertire, di coercizzare, diciamo così. Ecco. Allora noi dobbiamo incominciare a pensare a costituirci come soggetto politico. Molti di noi, moltissimi compagni di strada da 15-20 anni a questa parte che ho incontrato, che per qualche motivo si opponeva al regime, alla conquista del potere da parte del sempre più potere da parte del regime, ha avuto quel senso di dissenso, di disgusto nei confronti di qualcuno che proponeva di diventare un partito politico, perché vedeva i partiti politici che cazzo facevano in Parlamento mentre noi discutevamo queste cose. Quindi è chiaro che se l'immagine che uno ha dei partiti è quella che oggi è il Parlamento, è cazzo di Buddha. Certo, anch'io sono contro il partito politico, ma non è così. Il partito politico è nato in epoca ateniese e poi successivamente nel corso delle più belle manifestazioni di civiltà nel corso della storia, e era in funzione e base diciamo strutturale regolamentata per cercare di far partecipare ciascun cittadino alle decisioni che lo riguardavano socialmente. Noi oggi qui invece siamo tutti coinvolti in una schiavitù diciamo di fatto, ma occulta, che ci viene imposta attraverso dei magheggi molto sottili che riguardano la gestione della moneta. Perché in una società complessa e articolata come la nostra attuale, moderna, tutto viene apprezzato e valutato in base alla moneta, a un pagamento di moneta. Ed è questo, attraverso questo strumento illegale, così come è proposto dal non gold standard e poi anche per arrivare fino ai bitcoin, che sono una truffa assoluta. Noi l'abbiamo denunciato addirittura al Tribunale Internazionale dell'AIA per il diritto penale. È una truffa assoluta nei confronti di tutti i cittadini, non solo di quelli che partecipano a questo gioco d'azzardo. No, e quindi noi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cercare di emanciparci da questa schiavitù, diciamo, indotta attraverso la gestione occulta e del potere e dell'empireo della grande finanza internazionale, che gestisce la centellinazione, la carenza della moneta, e attraverso questa mancanza di moneta ci sottrae la nostra ricchezza. Noi dobbiamo ricordarci che la nostra ricchezza non è il quanto denaro ci abbiamo in tasca o non ci abbiamo in tasca, ma quanto valiamo noi come persone. Noi siamo la nostra ricchezza, voi siete la nostra ricchezza, ed è qui che dobbiamo cominciare a riprendere le fila, ed è qui attraverso lo scambio fra di noi e eliminando dal gioco il potere attraverso la gestione delle banche. Dobbiamo uscire dal sistema bancario attuale attraverso mille modi, uno dei tanti è la cambiale sociale che abbiamo messo in atto già oltre 10 anni fa e che è sempre lì pronta e disponibile per chi vorrà in qualche modo cominciare a metterla in atto. Sempre più andremo male, sempre più la situazione peggiorerà e sempre più ci sarà necessità di attivare uno strumento come quello. Noi di Alba Mediterranea l'abbiamo messo a punto già ormai da oltre 10 anni ed è perfettamente attuabile in qualunque momento. Nel momento in cui decideremo e valuteremo che effettivamente la gente non ne può più, perché sta oramai oltre il 50% delle persone arriveranno allo stato di povertà, e ci siamo vicini, che siamo attorno al 20-25% oramai, dati Istat, e quindi è probabile che già siamo oltre il 25%, ma ancora c'è tanta gente, e vi ricordo che Berlusconi diceva che vedeva i ristoranti pieni la sera, no? E te credo, i ristoranti hanno una capienza per esempio di 1 milione di posti, i ricchi sono comunque 20 milioni, perché quelli benestanti sono 20 milioni, è chiaro che i ristoranti sono colpi, ma gli altri? Ma gli altri 20 milioni, che cosa vogliamo fare con gli altri 20 milioni? Quindi ecco, noi dobbiamo cominciare a pensare, riducendo tutte le fila che
diciamo, le immagini di finestre che ho aperto e che vanno chiuse, dobbiamo incominciare a pensare, a strutturarci come un soggetto politico, perché solo così possiamo controbattere il prepotere e la prepotenza che ci sta subissando. Noi dobbiamo cominciare a pensare, a creare attraverso un programma condiviso, attraverso una serie di incontri con chi vuole partecipare e essere parte attiva in questa ideazione di questo nuovo partito, ma non solo il nuovo partito, di questa nuova modalità di essere, di questa nuova modalità di cultura, di civiltà, perché questa cultura e questa civiltà è destinata a crollare nel giro di 20 anni, comunque voglia il potere o non voglia il potere. Perché? Perché ci sono tutta una serie di elementi che qui non è il caso di andare ad analizzare, perché andremo troppo alle lunghe e andrebbe oltre, diciamo, il mandato di questo incontro attuale, ma noi dovremmo incominciare a fissare una serie di conferenze, una serie di incontri con tutti voi e tutti gli altri che non sono venuti e che magari troveremo nella prossima manifestazione che parte alle 2 a Piazza della Boccalità. E quindi noi dobbiamo incominciare a riflettere su quello che si è visto qui, si è sentito qui, e quindi incominciare a dare una forma concreta a questa nostra rabbia, a questa nostra insoddisfazione, a questa nostra opposizione allo strapotere. Ecco, noi dobbiamo incominciare ad essere, a riappropriarci della nostra dignità, del nostro onore, della nostra personalità, della nostra identità di italiani, di soggetti politici attivi, di individui, di genere. Addirittura ci volevano far diventare tutti froci. Non è possibile. Il 5%. Bravi, bravi tutti, bravi noi. Chi vuole parlare adesso? Tocca a te. Posso fare un'altra cosa? Sì. Piccola, piccola, e poi vado via, mi tolgo di sotto. Attenzione, adesso, infortunio. L'unica cosa importante che credo, noi a cui dobbiamo puntare, e io da tanti anni credo in questo, ho votato per questo, però in vano, perché l'Italia è quello che è, la creazione di un soggetto politico trasversale. Con delle parole, d'ordine, come ho detto, non accordi, non trattati, uscita da quello, uscita da quell'altro, moratori, con delle parole d'ordine, semplici, che hanno una visione chiara, trasversale, che sia il superamento definitivo delle categorie novecentesche della destra, del centro e della sinistra, che oggi non hanno più senso, perché oggi c'è un'unica cosa da dire: o sei per la globalizzazione o sei contro. Non ci sono vie di mezzo, io sono come Veltroni, no? Io sono quello, sono quell'altro, sono giallo ma sono bianco, sono rosso ma sono nero. Non si può fare. Le prossime elezioni, ricordiamoci bene, io sono contro la politica elettorale, però mi rendo conto di una cosa, che l'unico modo per cambiare, modificare la realtà presente e riacquistare della sovranità perduta è addivenire a quelle benedette, maledette leve del potere. Le prossime elezioni non devono più essere viste come mero calcolo elettoralistico e via discorrendo. Noi dobbiamo metterla propagandissimamente come un plebiscito. Io credo alla democrazia plebiscitaria. O loro se ne vanno o rimangono e ce ne andiamo noi. Di questa non c'è più alternativa. O viene chi c'ha ragione, chi lotta per cose giuste come noi, o se no, niente, non c'è più scelta. No, io vado con quello perché quello mi è più simile. No, non c'è più scelta, signori. Democrazia, plebiscito e trasversalità. Vi ringrazio, mi scuso a tutti e parla lui. Grazie, scusate. Allora, diciamo che quello che... Voleva intervenire lui. Prego. Vabbè, mi cedo la parola, perché non penso che starà 2 ore. Allora, diciamo che siamo arrivati a questa giornata così importante partendo da un percorso che viene da quest'estate, parte da maggio, dove abbiamo, come genitori consapevoli, purtroppo subito qualcosa che non ci appartiene e che addirittura, insomma, molti di noi ormai hanno capito che deriva addirittura da qualche anno fa, dal 2014, da un incontro di questo ministro della salute senza laurea, comunque che si è permessa di decidere per tutti noi sulla nostra salute, sui nostri figli e sul nostro futuro. Ad oggi ci ritroviamo qui con una manifestazione durante la mattina e durante un incontro, ricordiamo, importantissimo per i passanti, per le persone che ci stanno ascoltando da fuori. Noi siamo qui come liberi cittadini perché nello stesso momento in cui siamo qui a manifestare con una manifestazione pubblica
con tutti i permessi che ci servivano per richiederla con il grande aiuto di Alba Mediterranea, perché Alba Mediterranea avevamo sentito in Giorgio e in Orazio due personaggi che stanno combattendo delle battaglie da 40 anni in questo paese e purtroppo molte volte sono rimasti inascoltati. Io invece ti consiglio di ascoltarli, perché quello che dicono questi due signori con qualche capello bianco in più di me sono delle cose sensate che tante volte possono salvare la vita di tutti noi. Allora, noi qui, a differenza di chi magari ha provato dietro le quinte a dividere, noi qui abbiamo voluto lanciare un messaggio. Vogliamo che tutti i genitori che sono qui presenti alzino la voce. Oggi pomeriggio la manifestazione che ci sarà a Bocca della Verità, indipendentemente da chi l'abbia organizzata, è una manifestazione dei genitori e continueremo a manifestare il nostro disappunto. Allora noi chiediamo a tutti quanti di capire che l'unità di tutto questo paese potrà portare un cambiamento. Non voglio pensare a quello che sarà politicamente, perché per pensare di poter sperare e sognare un'unione anche a livello politico non è cosa che mi appartiene. Non lo sono mai stato un politico, non so se lo mai lo sarò, ma al momento non mi interessa. A me mi interessa la vita dei nostri figli. Quindi se sono qui come genitore è perché sono preoccupato, e se siete anche voi qui è perché siete preoccupati anche voi. Ad oggi abbiamo una consulta che si sta riunendo, una Corte Costituzionale che si sta riunendo al Palazzo della Consulta e non sappiamo ancora l'esito. Chi è là ci ha detto che ancora non hanno trattato l'argomento, quindi al momento ancora non si sa se andranno per le lunghe o meno, non si sa che risultato potrebbe esserci oggi. Molti di noi sperano naturalmente in una sospensiva, che non è detto che ci sia. Molti altri magari dicono magari leveranno l'obbligo, magari leveranno tante cose che possono succedere oggi, ma quello che dobbiamo dimostrare a noi stessi e agli altri italiani che non sono qui oggi insieme a noi è che bisogna assolutamente scendere in piazza, come ha detto quella ragazza che è venuta dalla Calabria, perché ci ha sentito su un Facebook, non mi ricordo, su un social, e ha detto: io voglio andare a Roma ed essere, ci è venuta dalla Calabria, ha preso un treno ed è venuta. È questo che dobbiamo fare, è la presenza fisica per ottenere i nostri diritti e per far sì che quella libertà che tanto chiediamo venga rispettata. Io spero di essere stato un pochino da esempio per molti di voi e per molti altri che verranno magari anche dopo di me, perché dobbiamo continuare a fare informazione. Io scusate se continuo a premere su questo punto, coinvolgere, se avete degli amici che hanno delle radio private. Io qui ho conosciuto una ragazza che ha una radio e pochi giorni fa mi ha chiesto e continuato a fare un'intervista che già avevamo fatto ad agosto, e abbiamo continuato a parlare di quello che sta accadendo, l'ha fatto tramite la sua radio e si è voluta mettere in gioco. Se voi avete delle amicizie, avete delle conoscenze di qualcuno che può aiutarci a fare informazione, sfruttatelo, utilizzate anche i volantini. Io ho mandato il PDF in tutta Italia, in questo momento mi è giunta voce che abbiamo stampato più di 860.000 volantini in tutta Italia. Possono essere pochi perché siamo 60 e passa milioni di abitanti, ma possono diventare ancora di più. Se ognuno di noi si impegna a suo modo per sviluppare certi concetti e raccontare certe verità, le cose possono cambiare, ma dobbiamo entrare nell'ordine delle idee che dipende assolutamente da noi, da tutti noi, e se ognuno di noi si fa portavoce di questo cambiamento che tanto cerchiamo, e noi abbiamo voluto addirittura chiamarlo il cammino del cambiamento, che non è un movimento politico, che non è un'associazione, non è altro che semplicemente un'unione di genitori che attivamente provano a cambiare le cose, facendo capire che il cambiamento si può fare, ma dipende da ognuno di noi. Grazie. Adesso vogliamo sentire quest'altro signore, come si chiama lei? Prego, ora sentiremo il signor Gino Ancona. E poi ecco, volevo ricordare un'ultima cosa prima di sentire questo signore. Stiamo facendo una raccolta fondi anche per un dottore, il dottor Montanari e la dottoressa Gatti, che non so per quale motivo sono stati, diciamo, additati per presunti problemi, diciamo, legati magari alla raccolta di fondi che appunto sono, essendo di natura economica, naturalmente possono portare al sospetto, perché questo è il paese, ricordiamo, dove la corruzione e dove appunto le persone che si comportano in una certa maniera purtroppo rovinano la figura di questo paese e la rovinano sicuramente anche nel mondo. Beh, io non mi permetto di puntare il dito a nessuno, soprattutto
quando quel qualcuno ci ha permesso di capire cosa c'è dentro un vaccino, al di là che lui lo faccia per lavoro perché sia uno scienziato come sua moglie e lui è un farmacista, però ecco, la dottoressa ecco, annoverata tra i più grandi, tra i primi 30 se non sbaglio, scienziati al mondo, la dottoressa Gatti, ricordiamolo, ha permesso a tutti noi di stare qui e a parlare anche con altre persone. Io sono il primo a dirlo che magari non ne capivo niente di vaccini, di quello che ci fosse all'interno di un singolo vaccino. Beh, grazie a loro noi sappiamo cosa c'è e cosa c'è che non vogliamo vada nel sangue dei nostri figli. Questo è quello che dobbiamo assolutamente ricordarci. Quindi siamo qui a fare una raccolta anche per il dottor Montanari. Ci sono le ragazze dell'associazione, scusate, Vita al microscopio, saranno loro naturalmente che si occuperanno, perché è l'associazione che insieme a Montanari collabora a questo progetto. Grazie a tutti quanti, grazie a tutti di essere qui. Continuiamo la manifestazione poi nel pomeriggio dalle 14 alle 19 ancora a Bocca della Verità, ma noi non siamo contro nessuno perché noi siamo qui per le famiglie, ricordiamocelo. Grazie. Allora, mi pare che ormai tutti quanti sappiamo un po' tutta questa storia qui, no? Continuare a raccontarcela com'è, a mio avviso, significa che io sciupare un po' il tempo. Sono stati raccontati tutti i mali dell'umanità, o almeno buona parte. Però, a mio avviso, si è dimenticato da dove questi mali nascono. Cioè, per quale motivo c'è la corruzione. E se c'è la corruzione vuol dire che uno si corrompe per cercare di fare un affare, per trarre profitto. I vaccini, sapete bene, sappiamo tutti per cosa, trarre profitto. Il bambino non è più un bambino, un essere vivente, ma diventa qualcosa dal quale trarre profitto. La salute non è più il benessere della persona, ma è qualcosa dalla quale trarre profitto. Bene, la madre di tutti i guai è il profitto, che storicamente ha un nome, si chiama capitalismo. Questo ce lo stiamo scordando e tutti i guai che stiamo subendo in epoca recente è perché a un certo punto si è smesso di cercare di cambiare il mondo, di abbattere il capitalismo e costruire finalmente una società mutualistica dove ognuno diventa il fratello dell'altro. È soltanto questo, non è che una moneta nazionale ci mette a riparo dalle logiche del profitto, ci capiamo, non è questo, non è che tutta una serie di questioni una politica ci mette a riparo dal profitto. Se noi parliamo come cittadini, cioè come corpo sociale, di fatto lo Stato, che è la sovrastruttura di potere, è quell'elemento che serve a garantire il potere. Il potere che viene dato esclusivamente dal profitto. Chi trae profitto ha potere su altri. Io penso che queste cose molto rapide che ho detto dovrebbero essere elemento di profonda riflessione. Se no rischiamo di staccarci da una processione e agganciarci all'altra processione, però non sarà mai la nostra vita. Sarà sempre quello dove qualcuno ci porterà, da qualche parte, e non la nostra vita. Io penso che sia il caso, da sempre, di come incominciare a pensare a come costruire strutture sociali, non strutture politiche, di uscire a capire finalmente che il potere senza di noi non esiste, noi senza il potere viviamo meglio. Vi ringrazio. Ordine di servizio, alle 13 c'è un flash mob in piazza Fontana di Trevi. Un flash mob. Tutti insieme magari riusciamo a fare qualche cosa. Praticamente più numeroso è il flash mob, è meglio. E praticamente
chi ha parlato prima ha detto della sovranità monetaria, libertà istituzionali. Praticamente la nostra Costituzione è stata boicottata da questo diritto in maniera notevole, sia spiritualmente perché concettualmente ti dicono devi ubbidire, sia fisicamente perché ti inoculano per obbligo qualche sostanza che te non decidi di subire. Praticamente è una costrizione esterna, politica, creata da nessuno contro il tuo popolo. Praticamente va contro i vari istituti mentali che una persona dice io devo essere libero di fare ciò che voglio del mio corpo, non devo essere costretto da qualcun altro a fare qualcosa sul mio corpo. Questa è una base che anche gli animali ce l'hanno, però gli animali politici che ci hanno messo questa legge non ce l'ha. Ciao a tutti, allora ragazzi, per quanto riguarda il flash mob, chi vuole partecipare a questo flash mob in Fontana di Trevi venga pure qui, abbiamo i colori da pelle che poi vanno via quando volete, ci puntiniamo tutti la faccia come fossimo dei morbidosi e andiamo in tutto verso Fontana di Trevi.